Ciao amici di YouTube, come state? Qui parla Massimo. Oggi volevo parlare della differenza tra Telegram e WhatsApp. Okay, a me veramente mi sta piacendo un casino il Telegram, lo conosco da diversi anni, però ogni volta lo sto conoscendo meglio e è veramente fantastico, ok? Vi spiego un po' la differenza, ok? Iniziamo dalla foto del profilo, come sapete possiamo mettere la foto e nel WhatsApp possiamo mettere solo una foto, ok? Nel Telegram tutte le foto che noi mettiamo nel profilo rimangono, ok? Mettiamo una, dopo l'altro giorno mettiamo un'altra, poi la cambiamo, eccetera, ok? Ne abbiamo quattro. Però la gente o anche noi possiamo vedere tutte le foto che abbiamo messo, ok? Diciamo che non ci piace più questa foto, vogliamo rimettere l'altra. Basta che andiamo a vedere e possiamo rimettere le foto che abbiamo messo prima, ok? Quindi non si cancellano, mentre nel WhatsApp puoi mettere una per una, però non le trovi, devi rimetterle dal computer, ok? Cercare dal computer. Guardate cosa, i messaggi, cioè, ogni tanto abbiamo sbagliato o abbiamo scritto male e se cancelliamo il messaggio rimane all'altra persona, comunque tutte e due possiamo leggere che è stato cancellato il messaggio, ok? Per me è un po' brutto questo, ok? In Telegram puoi decidere di cancellarlo per tutti e due, che l'altra persona non veda che abbiamo mandato il messaggio, ok? Mi sembra bello questo, ok? Perché è brutto che invio un messaggio e appare che è stato cancellato, ok? Poi, non mi ricordo bene, però nelle foto sì, io posso mandare una foto e un testo sotto e posso dopo mezz'ora, un'ora, poter modificare il messaggio, ok? Nel WhatsApp questo non succede, io posso decidere per esempio di cancellarlo per tutti, però dopo un po' di tempo appare solo per me. Nel Telegram posso modificarlo e cancellarlo anche dopo mezz'ora, un'ora dopo, ok? Questa è un'altra cosa bella che c'è. Poi le foto e i video nel Telegram non si scaricano, rimangono nelle nuvole, ok? Mentre nel WhatsApp sì o sì devi scaricarli nel cellulare o nel computer, quindi ti occupa spazio e la gente si lamenta che certe volte io non ho memoria nel cellulare. E quindi la cosa bella di Telegram è che le foto non si scaricano, rimangono lì. Devi essere tu, puoi decidere tu di scaricarli poi nel computer, ok? E Telegram aveva le chiamate, ok? Che si sentono molto meglio che WhatsApp, non c'è questo ritardo, si sentono benissimo, sembra una chiamata normale. E ho visto da poco che ha aggiunto la videochiamata, ok? E si può fare dal computer, ok? Nel WhatsApp in questo caso non si può, però con Telegram posso fare la videochiamata col computer, ok? Questa è anche una cosa fantastica. Ok? Poi abbiamo gruppi e canali di WhatsApp, di Telegram. Mi piace perché nel WhatsApp se uno entra per ultimo io non può vedere i messaggi anteriori, precedenti, mentre nel Telegram l'ultimo che entra sì che può vedere tutti i messaggi che sono scritti, ok? Ci sono a volte informazioni importanti e l'ultimo che entra non le vede, quindi nel WhatsApp devi rinviarli ed è una palla, ok? Poi puoi anche fissare, solo che si possono fare solo per 5, e nel WhatsApp diciamo che c'è la stella, ok? I messaggi favoriti, e nel Telegram diciamo che puoi, se non so se tu hai dei canali, dei gruppi che parli spesso o vedi spesso, li puoi fissare, ok? Ma solo 5 messaggi, gruppi o canali, ok? Differenza tra canale e gruppo è la stessa cosa del WhatsApp. Il gruppo tutto il mondo può scrivere, però l'amministratore, il proprietario, può decidere che solo lui può parlare, vale se non sei l'amministratore o proprietario, nessuno può scrivere, solo il proprietario. In Telegram e diciamo che sono due cose diverse, ok? Nel WhatsApp è tutto insieme, nel Telegram, da una cosa che è meglio, c'è il gruppo e il canale.
sono solo, non puoi scrivere, quindi puoi mettere video, foto, eccetera, e quindi non è questo fastidio che la gente scriva e le cose importanti come possono essere film o foto vadano su e devi poi andare per cercarli, è un problema, mentre col canale rimane tutto lì, puoi anche farlo tu stesso, eh? Dove io ho nel Telegram esiste i messaggi salvati, quindi è come una cartella, puoi mettere tutti i messaggi lì, ok? Il canale è anche bello perché puoi mettere tutte le cose importanti nel canale, ok? Mentre nel gruppo del gruppo e come nel WhatsApp tutto il mondo può scrivere, puoi mettere foto, puoi mettere video, però diciamo che sì, che se tu parli tutte queste informazioni vanno in alto, quindi poi per cercarle ci metti tanto tempo. Però la cosa bella è che io posso scrivere, se uno ha scritto per esempio un film, il titolo del film, io ho una lente di ingrandimento, posso scrivere e mi appare il film, ok? Se io ho 300 film o 300 foto, le foto credo di no, a meno che forse se uno ha messo una lettera sotto la foto, forse se io scrivo quella foto, quel nome sì che mi appare la foto, adesso non sono sicuro. Col film sì, io col film posso scrivere e mi esce il film, ok? E questo è tutto, ok? Decidete voi, per me è molto meglio WhatsApp, se io potessi lo cancellerei perché veramente è anche molto più leggero e si può scaricare nel computer, fai doppio clic e si apre immediatamente. WhatsApp ci mette sempre un po' ad aprirsi, a volte non si apre, a volte ci mette 3 anni per aprirsi, e il Telegram no, doppio clic e si apre subito. Ok? E quindi questi sono, niente, io lo preferisco mille volte di più che lo WhatsApp, ok? Decidete voi, però per me è molto, molto comodo, soprattutto per non riempire la memoria di foto e di video, che anche nel WhatsApp posso decidere se scaricarle o no, posso andare nel computer a scaricarle, non nel cellulare, però, non so, è bello scaricare la foto, però che non ti riempi il cellulare, la memoria di foto, eccetera. Ok, quindi niente, questo è tutto. Ok, dai, ci sentiamo, ciao ciao.